Dai, manchiamo solo altri 40 comici e abbiamo finito. Entro domani ce ne andiamo. Come state? Fratelli. E sorelle, uniamoci in un abbraccio. No, state bene, vedo che ancora, a parte se ci sono anche per cui mantenete l'entusiasmo. Qui che è successo? Grande. Vabbè, io mi ripresento al volo, se no siamo qua davvero 2 giorni. Facciamo una Woodstock, tanto Tony, ecco, vado a preparare che dopo ci sei tu. E vabbè, io mi ripresento, sono Alessandro Serra, per quelli che non mi conoscono, due paroline, sono un comico molto seguito, soprattutto dopo lo spettacolo al parcheggio. Normalmente la gente è tutta dopo, ridacci i soldi che ci ha fatto ridere. Vi consiglio di questa battuta perché ha più divertente che ciò, per cui ridete a questa e non capisce già. No, però velocemente, io ho tanti problemi. Uno che mi ha assillato da quando ero piccolo era non sopportare, cioè ero proprio diventato indolente alle domande deficienti della gente. Non so se mai sono diventato un cult, si dice, però nonostante questo, ancora se ne sento tutti i giorni, le facciamo. Non so se voi anche le subite. Non vanno dati i pulsanti per rispondere alle domande, perché se poi c'è un quadrino, no. Vabbè, sai le domande deficienti? Siete italiani qua? Che cazzo è prima fila c'è? Sei italiano? Sei italiano? Pensi che sì, pensa un po', manco, vabbè, giustamente sto vedendo, se sai, se capisce il cazzo. Vabbè, però diciamo, avete presente le domande deficienti della gente? Sì, come no? Sì, le conosciamo, faccio io, ho capito. Sì, sono quelle che ti fa la gente, no? Ti è capitato mai, ti sta la posta? Come no? Ma che c'è un satellite che ieri non lo faccio? Alla posta, capita? Ecco, sì. No, stai alla posta, stai dietro a 20 persone, ti arriva sempre quello, scusi, che è stata a fare la fila? No, stavo uno dietro l'altro, se non mi abballarti mica, capitano qui le poste, salveramo. Classica è quando chiami l'ascensore, mentre scende l'ascensore, ti arriva sempre quello, scusi, che fa sale? No, io sono appassionato di porte, perché ci sta qua tutto il giorno a vedere che salgono e si chiudono. Poi c'è stato al ristorante, l'ho chiamato trittico da ristorante, una dopo l'altra, fa ride perché non ci pensiamo, ma ce le fanno. Già quando entri, la prima classica domanda che ti fanno è, la sera volete un tavolo? No, no, mangiamo per terra, se c'è parecchio qua, una volta che sei seduta, gli altri fanno, volete ordinare? No, sono lì a vedere altri che mangiano, quando sei stufato poi si chiede sempre il cerchio col metro, che porto il menù, no, mangiando in cazzo ne so che c'è quasi metà il menù. Ora stasera ho scoperto la quarta, quando è finito, fateci caso, rimangono i piatti sbagliati, tutto sbusato a chiacchierare, sempre capire, che faccio, porto via? No, portaci il sapone che si lavamo qua, perché poi ho pensato, fossi io che li attiro, perché a me sapete quante me ne fanno dalla mattina alla sera, ti porto giù, stavo in giro col cane, uno, che è tu il cane? Sono io da casa, c'ho solo col guinzaglio, questo siete che si è attaccato, strada facendo. Anzi, grazie che me l'ha fatto accorgere, se no me lo portavo pure a casa. Il giorno prossimo è ancora peggio, come si accendeva il motorino, per quello pure nervoso, lo stavo trascinando uno. Oh, ma che entra, parte il motorino! Se no, è che noi ci alterniamo, un giorno lo porto lì, il giorno dopo lo porto io, c'è un sacco di video. Ma potremmo stare qui fino. Poi ci sono quelle divertentissime che saranno sicuramente capitate, tipo ai parcheggi, a Roma, ecco, una classica succede a Roma, queste sono diciamo neutre, però a Roma ne capita, quando vai a riprendere la macchina e te l'hanno lasciata una bloccata, che ti blocca, mi è capitato mai? Che se è una sola fa festa, a Roma solo ne lasciano 5-6, prima che va a casa, pigli il tassi il giorno dopo ritorni. Comunque, ovviamente, cioè, devi uscire, non sai come fa, e che si fa in quel caso? Con il clacson. Se suona il clacson. Che è bellissimo, tu suoni e da un po' ti senti in colpa te, perché si affacciano tutti, tranne il proprietario della macchina, per cui tu sei pure più imbarazzato a suonare, che tu suoni, si affaccia la signora, che è successo? E tu devi pure giustificare, no, devo uscire, e beh signore, questo non si sapeva, è dannato, e te rompe i coglioni a te, ma che ne so signore, sta a far su, o torna a far su? E tu come risoni sali in faccia, capito? Ma come ti è venuta, signore? No, sto a suonare, dai, dai. Infatti da un po' dice, come metti cosa faccio? Dico, io mo sono corto, si è giù da sotto e si suicida e va a morire ammazzato. Dopo suoni, oh, puoi suonare anche per mezz'ora, niente. Dopo mezz'ora ci hanno fatto dei studi che ancora sono riuscito a capire. Ancora non si è capito poi manco da dove esce fuori, se da una fratta, da un tombino. Dopo mezz'ora dai uno un po' sudatino,
ti fa pure la corsetta, due botte di asma, e che domanda ti fa? Che deve uscire? Che dici no, mi sarà rotto lo stereo, lo senti un po' di musica, me lo metto a casa. No, ma ragazzi, se ci rendiamo conto, sono assurdo. Pensa, a me è successo quando stavo parcheggiando io, di retromarcia, per cui immagina la scena, di retromarcia e so che la testa rigirata, la retromarcia salita, la freccia messa, mi ha fermato il fenomeno. Scusi, che sta a parcheggiare? No, questa è seguita proprio così, ci sono venuti a Reggio Calabria, un culo, un po' di lì. Ma non te niente da scendere. E poi l'apre c'è la domanda deficiente, purtroppo sapete dove si svolge? A casa, perché le mamme fanno dei corsi speciali per fare le domande deficienti. Mia madre faceva i corsi di aggiornamento perché si spiega come, infatti sono 20 anni sono scappato di casa, se no mi ricoveravano, perché mia madre era un continuo di domande deficienti. Io chiedevo, ne so, mamma, che mestiere ha la camicia lei? Perché te la devi mettere? Cioè, no, la devo buttare, però se il maschile entra dentro il secchio di immondizia. Vabbè, mia madre si è battuta, allora stavo sotto la doccia, riuscita a chiedere, ah, sta sotto la doccia. Ma che te stai a lavare? Ho detto no, sto a provare un brello nuovo, se mi hanno dato un bucato perché c'era così. E il top è pure nelle cose drammatiche, perché una volta gli ho detto no, domani devo andare al funerale di Franco. E lei? Perché è morto. La conoscete pure voi, no? Perché è morto. È il funerale? Gli ho detto no, Franco ogni tanto fai le prove generali perché la vita se non mai sapere. Grazie a tutti, buon proseguimento. Eccoci qua, grazie Alessandro per... Grazie a voi dell'invito, te sei cambiata la ciacca, noto, o te sono sparite le palline, le stelle sono volate in cielo. Va bene, grazie, buon proseguimento. Ciao Alessandro, grazie.